Corriamo e richieste. Ok, l'avarizia cordialmente in eterno. Andiamo da Elisabeth allora prima. Allora Elisabetta, creare una persona di livello 46. Già dato. Sutra atrofizzante. Portami un coltello da frutta. Ci sono molti tipi di lama, ciascuno col proprio uso. Tra queste varianti vorrei studiare quella conosciuta come coltello da frutta. Il fatto che abbia frutta nel nome deve per forza indicare un qualche abilità speciale che funziona solo con la frutta. È indubbiamente un oggetto di grande interesse. Ti prego, portamene uno immediatamente. Ok, abbiamo tempo. Una tessera splendida con un dipinto di un pavone. È un piccolo oggetto che porta il complesso disegno di un pavone. Pare che questo pezzo porti alla gente gioia o dolore travolgente e che sia a volte una questione di vita o di morte. Chissà cosa si prova ad avere un simile pezzo tra le mani. Vorrei scoprirlo. Mostra Oteghine. Va bene, quindi questa la dobbiamo trovare. Un'ombra rara. Possiedi Rangda di livello 54. Ok. Recupera il sesto vecchio testo. Che tra l'altro, ne dobbiamo ancora fare Oberon. Il coltello da frutta. Credo che lo troverò stasera, sai? C'è Ciro però, cavolo. Allora, tu come sei messo? Sento di potermi avvicinare. Ok, però aspetta, sei all'8 o al 9? Perché Ciro è al 10 ormai, dobbiamo farla. Devo andare anche con Odagiri però, cavolo. Tu sei all'8, ok, quindi adesso sei a posto. Ciro però forse, se non ricordo male, dobbiamo recuperare, vero? Non penso di potermi avvicinare, allora scusami. Vado a finire un attimo là. Altro. Hai ragione Ciro, mi dispiace averti detto di no, però cavolo, c'è tempo per tutto. Andiamo con lui allora. Dai, siamo vicini alla fine anche con questo. E lui ovviamente ormai è indietro. Ormai purtroppo lui, il ginocchio è un problema. Lo sappiamo. じゃあ、今日は解散。はい。なんか食って帰ろうぜ。 Ce la fai? Ho lasciato la scuola con Miyamoto. Ma sempre qui siamo. また肩借りちまって。自分で誘っといてよ。 Ma scusami. Non sei riuscito a finirlo, me lo devo mangiare io.俺、頭蓋バッカでかいから。 Ah, intendevi proprio letteralmente. No, nessun problema, scusa. Pensavo che intendeva proprio mi serve la tua spalla. Mangialo per me, non ce la faccio. Porto pesi peggiori addosso, tipo quello di salvare il mondo. Madonna mia, quanto pesa sto bambino? Lo so. È per quello che ti ho detto, devi fare riabilitazione e convincere anche il bimbo, ovviamente. Ah, tranquillo, tanto del tuo confidant dopo questa volta è finito. Vai fra. Miyamoto tiene molto a me. Sento che il nostro legame si sta rafforzando. Eh beh, dai, altro confidant che tra poco è finito e possiamo iniziarne altri. Ascolta, purtroppo sia per le tue condizioni sia per la nostra velocità la vedo dura che tu possa farcela. Chi è che ci scrive? Ah, è una telefonata. Ciao, dimmi. Ma di solito questa chiamata non me la fai nel mattino? Vabbè, effettivamente ci avevano chiesto di aspettare prima di entrare nel Tartaro. Grazie. Di solito sta chiamata ce la fa di mattina, però effettivamente fino ad ora ci hanno bloccato l'accesso al Tartaro, perché dovevano fare, esatto, Chidori. Bentornato. A Iori sarà consentito di prendersi cura di quella ragazza per ora. Adesso non è il momento di tempestarla di domande. E poi ci sono ancora tre ombre da affrontare. Dovremmo riuscire a occuparcene entro i prossimi mesi, a meno che la situazione non cambi. Meglio non abbassare la guardia finché sarà tutto finito. Finché non sarà tutto finito. Ok, tu come mai qua col punto esclamativo? Ora che ci penso, Elisabeth mi ha chiesto... Ah, l'oggetto, certo, il coltello. Eh? Vuoi un coltello da frutta?
A cosa ti serve? Vuoi usarlo per cucinare? Aspetta. Giustamente, coltello da frutta. Ecco qui, è un po' vecchio, ma il manico è ottimo. Prendilo pure. Grazie. A me piace lui come personaggio. A parte che si era preso malissimo. Perché cazzo vuoi un coltello, scusa? Vabbè, ma ste missioni sono di una facilità abbastanza disarmante comunque. Tieni il coltello. Un coltello scintillante affilato. Deve essere il coltello da frutta che volevo. Sembra sia stato usato molto, ma è affilato quasi come quando era nuovo. Immagino sia stato usato per tagliare molte cose, non solo la frutta. È uno strumento da cucina multiuso. C'è una scritta sull'impugnatura. Diploma, dono, orfanotrofio. Questo oggetto sta chiaramente a cuore a qualcuno. Assicurati di portarlo via con te. Ecco la tua ricompensa. Palina del bus. È la fermata questa. Porta l'oggetto che hai richiesto a Elizabeth. Portami dell'olio. Vorrei che mi portassi una cosa chiamata olio. Visto che c'è una grande scelta di oggetti simili, sarebbe molto difficile ottenere ogni singola variazione. Pertanto ti chiedo solo quell'olio, usato di frequente dalle tue conoscenze. Olio da cucina? Ah, forse intendeva olio per gli ingranaggi. Capisco, sta cercando dell'olio. È qualcosa che uso regolarmente. Ho una grande scorta di olio dal silicone. È ottimo per le componenti di precisione. Se vuoi puoi prenderne un po' gratuitamente, Phoenix Sun. Un vero affare, così mi si vuol dire. Grazie. Ste missioncine veramente sono facili facili, veloci veloci. Mamma mia. Neanche lo sbattimento. C'hai qualche nuovo sito? Sembrerebbe di sì. Nota sul sito degli assassini e nota sul sito storico. Prendiamoli entrambi. Ecco l'olio. Ah, e questa è quella cosa chiamata olio che ho chiesto. Olio siliconico per componenti di precisione. Però sembra qualcosa di serio. Chissà come va usato. Devo applicarlo? Immergervi qualcosa? O forse berlo? Comunque sia, la mia richiesta è soddisfatta. Per quanto riguarda l'olio, riprendilo pure. Ecco la tua ricompensa. Pugno missile. Si trasforma in un razzo missile con circuiti di 1000 valvole. Aegis tra le stelle va. Dunque, vediamo queste due nuove armi. Pallina del bus è più bassa del nostro, ma angoscia alta. Non sarebbe male. Però autoribellione, tanta roba. Aegis invece il pugno missile 5 meno di precisione, ma confusione alta. Sì. D'accordo, andiamo a fare le piante? Dovremmo dare un'occhiata a quei vasi sul tetto. Andiamo allora. Andiamo allora. L'ha detto esattamente come me. Meno talpe. Beh certo. Anche una grandine potrebbe distruggere tutto, eh. Allora lo giustiziamo. Minchia, addirittura. E li avete menati. In realtà, se vogliamo fare pignoli, è da abbastanza tempo che Akiko non ci ha chiesto più di uscire. E la storia con i tipi che volevano menarlo è rimasta un attimo sospesa. Poi vediamo. No, e infatti ti ha menato anche a te. Sì. Mi sono occupato delle piante. E la sua pianta che ci dà 100 SP non è neanche male, sai. Cavolo, se riusciamo e non abbiamo niente da fare, andiamo sempre con lui adesso a fare le piante. Buongiorno, Star-kun. Dunque, c'è qualcosa che non mi convince. Perché Ragaki-senpai ha deciso all'improvviso di tornare? Però effettivamente noi come personaggio non lo sappiamo. Noi come giocatore lo sappiamo. Quindi non saprei. Beh, fa paura, ma non sembra tipo da tornare in squadra solo perché gli piace combattere. Quello è vero, infatti la risposta dopo sarebbe stata sbagliata. Domanda? Di che materia? Ah, ancora lui.
Salve classe, Bagai Lakabakaebe. Pronti? Allora iniziamo. Oggi parleremo della magia del Rinascimento. Il Rinascimento fu un'epoca in cui le arti e le scienze videro appunto un'importante rinascita in Europa. Naturalmente ciò ebbe una profonda influenza sulla magia, anche se sarebbe più corretto dire che i due studi si migliorarono reciprocamente. Quanto al motivo per cui il Rinascimento aiutò i progressi della magia, i praticanti riuscirono finalmente a trovare un modo per sfuggire al dominio della Chiesa. Studiando gli insegnamenti delle antiche sette prime inaccessibili, la conoscenza della magia prosperò come non aveva mai fatto. Con il Rinascimento, inoltre, vennero riportati in auge i classici della letteratura greca e latina. Testi magici, come il Corpus Hermeticum, vennero ritradotti e studiati più approfonditamente. Filosofia, storia naturale, alchimia, astrologia. Questo libro contiene informazioni su tanti argomenti diversi. Potremmo considerarlo la Bibbia della magia. Così come la scienza e l'astronomia hanno fatto passi avanti da quel giorno. Lo stesso vale anche per la magia. Potete vederlo nell'ascesa di uno dei più grandi maghi della storia, che sfruttò la conoscenza del Rinascimento e la mise in atto. John Dee fu un professore consigliere della regina d'Inghilterra, ma grazie alla conoscenza della magia che scoprì, riusciva a comunicare con gli angeli. Naturalmente anche Von Heinemann, un dottore che viaggiò in tutta l'Europa, divenne noto come Paracelso, celebre medico e alchimista. Certo, al tempo la vita per un mago non era facile. Entrambi furono oggetti di molte persecuzioni durante la loro vita. Mi state ascoltando? Anche la vostra forma astrale deve fare attenzione. Ecco una domandina, per vedere se eravate attenti. Se sbagliate la vostra casa, verrà infestata per sempre dagli spiriti. Sì, vabbè, quello che vuoi tu, non la ripeto quella frase. Ovviamente chiede a me, sai che novità. Quale libro aiutò i progressi dell'arte magica durante il Rinascimento? Il Corpus Hermeticum. Bravo, per fortuna mi stavi ascoltando. Durante il Rinascimento la magia ebbe una grande influenza sulla società dominata dalla Chiesa. Diversi maghi furono persino coinvolti nella parte principale del Rinascimento e la rivoluzione religiosa. Ovviamente abbiamo risposto, il fascino aumenta, però noi siamo già abbastanza ammalianti. Miyamoto, sei pronto a finire il tuo confidant? Perfetto, andiamo. Bene, facciamo chi arriva prima. Scherzavo, risparmi le forze per la pista, ok? Mia, joshi dou? Yoku wa ne na. Kiza ni chikara ga hairane. Devi fare riabilitazione. Skoshi hayai kedo kyūkei shiyou. Ah, porca miseria. Mia ni massage shite agete. Ora, ashi dashi na. Uori, renshū chū nō no ni. Yamero yo, rashiku ne. Eh beh, certo. Oikko no tame da ro. Allora, hontou ni uori. Diciamo che se questa è proprio la chiusura, adesso voglio vedere che cosa succederà da qui, appunto alla fine della sua storia. Però credo che la sua evoluzione fosse: devo fare tutto da solo, accetto invece di essere aiutato dagli altri. Però diciamo che se questa è la chiusura è un po' poverina. A fine allenamento sono tornato al dormitorio. Così? Ah, ecco, pareva strano. Dimmi. Anche 5. Dimmi pure. Per puro caso adesso passano tutti, tutta quanta la squadra. D'accordo, ti ascolto. Basta che non andiamo al ramen, ti prego. Non andiamo al ramen, già la terza volta. Va bene, non è il ramen però. L'aroma del pesce arrosto permea l'area del ristorante. Dai, sentiamo. Sentiamo il tuo casino. Un regalo, che è la fine del confidant, ovviamente. Nastro sportivo. Voglio che lo tieni tu. Ah, ok, no. Ti ringrazio. Sentiamo. Sì, cazzo, finalmente mi ha ascoltato nella realtà. Cacchio. E la promessa, che è la cosa più importante. Allora, onestamente credo che la risposta giusta fosse più come l'avevo pensata io. Tu vedi che ti fai operare, lui gli devi spiegare, ok, io l'ho fatto, però devi farlo anche tu e fate la riabilitazione assieme. Alla fine ha fatto quello che avrei detto io. Cazzo, ti stavi ammazzando per niente, oggettivamente.
Per quanto mi dispiace per tuo nipote, sì. Stai morendo col ginocchio. Però devi pensare a stare bene. Anche perché c'è della gente che ti può aiutare. Ma per adesso devi pensare alla tua salute. Meno male che ci è arrivato. Meno male. Sei davvero cresciuto. Sì, cavolo. Meno male che l'hai capito. Perché no? Siamo amici. Siamo amici. Perché non dovresti chiedermi aiuto? Meno male che qualcuno ogni tanto mi ascolta, ma porca miseria. Miyamoto mi ha detto quanto tiene a me. Sento che il nostro legame si sta rafforzando. Ha pure chiuso gli occhi, come... In questo momento sembra Ryuji quando attiva la sua terza evoluzione. Che proprio la sua persona si evolve e lui vede tutta... La sua aura che cresce, bellino. Bello Persona 5, cavolo. Io non vedo l'ora che esca Persona 6. Il potere del carro. Non ho idea di chi potrebbe essere. Mi viene Asura, ma non ne sono certo. Mi viene in mente Asura, ma non credo, onestamente. Adesso lo scopriamo. Arcano del carro. Livello massimo. E avendo completato due Confidant, io direi che è anche il momento di iniziarne altri. Hai raggiunto il livello massimo Thor. Ah, è vero, non ci avevo pensato a Thor. Thor, tanta robina, eh. Quanto cazzo ci avevo ragione. Dai, ma porca puttana, ma finalmente qualcuno che mi dà ascolto. Ho passato il tempo a chiacchierare e sono tornato al dormitorio. Allora, che succede oggi? Salve. Allora, tu vuoi guardare la TV? Tu vuoi preparare da mangiare? Ha passato il tempo con Mutatsu. Posso dirlo con tutta onestà? Credo che la gente che abbia passato il tempo con Mutatsu è perché non aveva ancora ottenuto una persona della torre. Noi abbiamo barato utilizzando una persona DLC, ma non è che abbiamo distrutto il gioco, diciamo. Di sopra c'è Junpei che c'ha ancora le sue paturnie, porello. Il 13-9 c'è lo spazio, perfetto, fra due giorni. Allora, Yukari. Stavo pensando di cucinare qualcosa. D'accordo. Se hai del tempo libero, ti va di cucinare qualcosa assieme? Andiamo. Grandioso, prepariamo qualcosa di buono. Che cosa prepariamo oggi? Stufato? Ok. Va benissimo. Io so fare di tutto. Non vedo l'ora. Brava ragazza, così ottieni anche una nuova abilità. Spero che le sue abilità siano riferite alla cura, sai? Sì, signora. Ho cucinato insieme a Yukari. Lo stufato bianco è leggero e delizioso. Ah, che bellino. Stufato cremoso, HP. Che bello però queste interazioni. Boiade. Oh, e dai, è contenta. Posso dire che queste interazioni sono carine e sono contento che non siano legate al Confidant singolo. Nel senso, non abbiamo dovuto aspettare di arrivare al livello 6 di Confidant per questa scena. È una cosa carina in più che succede se tu ti occupi dei tuoi Confidant. Che volevi farmi leccare i baffi? Lo so. Anche tu sei carina quando mangi, comunque. Ora devi lavare i piatti. Va bene. Certo.
non ci penserò io. Dopo la riuscita del piatto, Yukari sorride dolcemente e ottiene, vediamo, maestria curativa. Dimezza il costo degli SP delle abilità di cura. Dimezza, guarda che è tanta roba, cavolo. Porca miseria, grande. Questa è veramente utile. Tutte le volte che vuoi. Dobbiamo finire di vedere la serie assieme comunque, per aumentare ancora di più la sua abilità. Però dobbiamo occuparci anche di Fuka. Elisabetta? Ciao Elisabetta, dimmi pure. Quante persone sono scomparse oggi? Sia un solo individuo, ok. Di una persona di tua conoscenza? Ok, conoscenza. Sembra essersi perso nel Tartaro. Se non dovessi salvarlo, le conseguenze sarebbero irreversibili. Questo vuol dire che se non lo salvi in tempo dal Tartaro, non puoi più andare avanti col Confidant. Va bene, il prossimo capitolo parla dei problemi dello shogunato Kamakura. Il periodo Kamakura è bello, ma non batte il periodo Sengoku. Ne abbiamo parlato abbastanza, sì? Ora posso passare al periodo Sengoku? Dai, facciamolo. Lo esamineremo a fondo, partendo dall'inizio. Come di certo saprete, uno degli eventi più importanti che portarono al periodo Sengoku fu la guerra Onin del 1467. In seguito, l'altro grande evento fu il colpo di stato di Meio, il 1493. Approfondiamo un po' la guerra Onin. Nel 1467 ho sonno. Potrei aumentare il coraggio effettivamente per una volta, sai? Per una volta. Percepisco le occhiate dell'insegnante mentre inizio ad assopirmi. Lo so, sapere è più facile da aumentare. Per questo ho fatto il coraggio a questo giro. E così almeno non abbiamo dovuto ascoltarlo oltre. Per quanto sia simpatico e le sue lezioni siano belle. Oh, scusami, ti ho mandato avanti. Oggi non arriverà nessun altro, scusami. Beh, certo. Lo usa qua in mezzo alla gente, a caso. Ma ti faranno mai uscire da qui? È già guarita. Vediamo. Forse no, questo giro, sai? Beh, per lui sì. Ma no, che stronzo, devi dirle di sì. Ma dovevi dirle sì, che scemo. Di che tipo? La Madonna! Ma al di fuori del Tartaro può usare questa roba? Facciamoci una religione, allora. Sì, ma non ha mai provato ad usarli al di fuori dell'ora buia. No, saresti Junpei, saresti sempre tu. Per te stesso? E quella è la cosa importante, onestamente. La Madonna. Quanta depressione, Junpei. Di giocare a baseball, quanto ci fai? Per via della mazza dell'altra volta, eh? Perché doveva essere un sogno stupido? Ce la puoi fare? Ovvero? Particolare.
Eh beh, immaginavo. Immaginavo che non ti stesse simpatico stare qui, eh. Gomenna. Quindi non è così male. No. Ovvio. Guarda. È un po' arrossato o è il modello? Non riesco a capire se c'ha le gottine rosse. Per oggi le lezioni sono finite. E guarda un po', due confident finiti. Potrei iniziare Yukari, sai? Però, vediamo, Ciro. Yuko c'è e anche Ciro. Allora, se lei è da portare avanti e anche Ciro lo è, andiamo a farne uno nuovo. Oh, Star-kun, stavo pensando a cosa fare, visto che oggi non c'è allenamento. Vediamo, non è pronto. E allora sai che ti dico? Andiamo a iniziarne uno nuovo. Beh, potrei iniziare col mio livello di sapere, posso tradurlo facilmente. Entra nel club della moda martedì, mercoledì e venerdì. Va bene, facile allora. Ma se vado a fare un'altra lezione da lui? Ma scusami, ma non è la stessa roba dell'altro giorno? Come mai mi ha rifatto la stessa identica situazione? Come mai è chiuso il negozio? All'interno del negozio regna la quiete. Ma è chiuso il lunedì. Vuoi vedere che la conoscenza che è scomparsa è lui? Per la curiosità, noi il confidant l'abbiamo già finito. Sarei quasi curioso di farlo scomparire, però non se lo merita. Che poi magari in realtà non è detto, magari è scomparsa la moglie. Non penso sia tipo Maiko. Non credo, è andata via. Allora, c'è rimasto lo studente paffuto libero. Però a questo punto o iniziamo Yukari o iniziamo a finire Ciro e Yuko. E io ti dico a questo punto andiamo con Ciro, perché dopo di questa situazione siamo a posto. Tanto siamo in biblioteca a studiare, niente più niente meno. Così se domani è libera la finiamo e siamo a posto. Allora, c'è Akiko e c'è anche lui là in fondo. Allora, che cosa cuciniamo oggi, Aragaki? Ho comprato troppo, immagino congelerò tutto. Che fai l'impalato? Cosa vuoi? Insegnami a cucinare? Eh? Perché dovrei? Non crede che ci andrò piano con te. Katsudon. Vabbè certo, come no. Beh, la frittura non è difficile. Ma perché sei bravo? È ovvio che ti chiedo. Scusa, eh. Perché tu sei bravo e a me piace cucinare. Dai, tengo la mia salute. Beh, mi ha aiutato anche con le piante. Mi fa piacere, dai. Quindi il katsudon oggi, eh? Anzitutto prepara la carne. Che tra l'altro mi ricordo un video di Marco Merrino. Era le persone che mi stanno sul cazzo e uno rideva per il katsudon. Eh beh, la carne dura è difficile da masticare, eh. Beh, non è la prima volta che cucino, eh. Ok. Beh, la prossima volta faremo di meglio. Quello è vero. Vabbè. Poi ci sono quelle serate in cui dici, dai, metto a posto domani, chi se ne frega. 3, 2, 1, dun! Dunque, cosa succede stasera? Ok, Pharos. Già, dall'ultima volta. È già... è vero. Tipo il fatto che devo crepare? Tutto cambia in realtà, se ci pensi. Anche tu hai ragione a modo tuo. Ovvero? E cosa pensi? Quando saliremo sulla cima? Beh, secondo me si evolve. Secondo me, quando arriveremo al massimo del nostro confidant, vedremo. Te lo auguro. Per qualche motivo Pharos ha un sorriso malinconico. Percepisco un potente legame con lui.
Ma non è che malinconico vada a intendere o riferito alla nostra prossima morte o già lo conosciamo lui a questo punto. Oyasumi. O mi viene in mente che potrebbe essere una persona del nostro passato che è morta, semplicemente. Domenica. E siamo già a metà della luna. Allora, potrei aspettare per entrare nel Tartaro fino all'ultimo come l'ultima volta. Però mi scoccerebbe, perché dovrei fare tutto in una botta sola troppo velocemente. Oggi vi offriamo il set per la prevenzione dei disastri. In questo mondo imprevedibile in cui può sempre succedere di tutto, preparatevi al peggio con questi oggetti. Innanzitutto con gilet d'emergenza, non dovrete più preoccuparvi di niente. Ma non ce l'avevo già questo. Oh santo cielo, che meraviglia! Ma aspettate, non è tutto. Kit di pronto soccorso M. Indovinate quanti? 5. 24.000. E la madonna. Dobbiamo sperare che sia buono a questo punto. Però una... Forse erano gli scarponi, una roba del genere. Però mi sembra che ce l'avevamo già. La prossima volta è il set di giocattoli. Set di giocattoli, eh? Sembrano tutti i regali. Vabbè, visto che il frigo è libero, infiliamo il taiyaki. Grazie, grazie, fra, grazie, grazie. Stazione di Port Island, c'è un evento oggi. È Ragaki? Sì, 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 di sicuro. Se non è qui, è dall'altra parte, ovvio. E infatti eccolo lì. Allora, non uso molto il telefono. Cazzo... Un giorno che ce l'ho libero, te lo giuro Ayasu, un giorno che ce l'ho libero ti vengo a trovare. Tu mi prendi sempre nei momenti più sbagliati. Se hai un momento vieni da me, arrivo subito, guarda, dammi il tempo di andare a moltiplicare un'altra carta. Porca miseria, povero Ayasu, lo sto ignorando da quando l'abbiamo iniziato, porello. Lui vabbè c'è ogni domenica, quindi possiamo recuperare domenica prossima, non è un problema. Allora ragazzi, che cos'hai per me oggi? No. Usciamo, se hai tempo. Come vuoi. Oh. Capisco. Vieni con me allora. Abbiamo cucinato assieme. Ancora, ma porca miseria. Sempre qui siamo. Sempre la stessa roba. Veniamo a mangiare. Che c'è? Oh, c'è qualcosa che non va? Perché mi hai portato qui? Beh, quello è vero. Sei molto fedele. Beh, in un certo modo sì. Ecco qui. Porca miseria, che bello che sembra quel piatto. Ma a me piace che lui... Allora, sembrava che all'inizio si fosse rimesso nel gruppo perché aveva un mezzo collegamento con gli strega, però non c'è nessuna situazione ad ora che te lo fa veramente pensare. Mangiamo allora. È vero, però non devono essere neanche troppo duri, eh. Perché sono io che comando. Sono una mendoga nautei. Già. Ah, così proprio. Vabbè, vabbè. Senpai. Sì, siamo usciti. Ecco. Ti ho già detto di non rompere. Non ha intenzione. Ci sta ripensando. Beh, io credo che non l'abbia proprio neanche preso in considerazione. Esatto, è quello che ho detto io. Perché voleva essere d'aiuto. Non gli gridare contro. Esatto. Esatto. Non andare oltre. Vorrei saperlo io di cosa sei capace. Perché non gli interessa, lascialo in pace. Calmati. Esatto.
Brava che l'hai capito. Esatto, che sia sbagliato o no, non è un punto che puoi scegliere tu a questo giro. Perché ci sono io. Perché guarda che figurino. Perché il lavoro di squadra è meglio che stare da soli. Ecco. E tu dovresti starne fuori questo giro. Che stronzo. Chiare. Te lo sei meritato, Aki, questo giro. Aki, questo giro sei proprio arrivato a tirare la mazzata. Akiko, perché non stavi zitto? Esatto. Sì, sei proprio arrivato nel momento più sbagliato. C'è l'opzione lascia perdere. Ammasso di muscoli. Pessimo tempismo, veramente. Sì, sì, che è colpa tua. Sì, che è colpa tua. Vabbè, dai, almeno chiedi scusa, bravo. Dopo aver ascoltato il punto di vista di Aragaki, sento di aver aumentato il fascino. Perché? Perché il fascino quando potevi aumentare il coraggio? Stavi in giro col delinquente. Perché il fascino allora? Mettimi il coraggio. Salve. Qualcuno? Ah, c'è lui. Se c'è Aegis che vuole leggere, c'è lei. Lei a che punto eravamo con la lettura? Secondo o il terzo? Aumenterà il mio sapere e sicuramente è quello che ci serve. Andiamo a leggere. Va bene, andrò a prenderlo. Dipende. Allora, onestamente, io non sono grande lettore, però ho avuto pochi libri nella mia vita che mi avevano veramente interessato da leggere. Ora, non dirò i nomi, però credetemi che c'è stato un personaggio della storia che ho detto, ma io voglio capire cosa pensava. Non dico altro. Stai pensando a qualcosa? Sì, nel senso, stai pensando a qualcosa di specifico. Stavo pensando a qualcosa di un po' più preciso. Vai, vai, continua. Dobbiamo aumentare la tua abilità. Mi sa che questa era la seconda, comunque. Speriamo che il sapere sia abbastanza. Dopo aver letto delle imprese delle persone famose, sentivo aumentato il mio sapere. Speriamo che sia abbastanza. Speriamo, speriamo. No, peccato, peccato. La prossima volta, che sarà anche l'ultima. Sento la gente che parla. Cosa farà la tua classe per il festival culturale? Una casa infestata. Scommetto che a me toccherà fare il fantasma. Non sembra poi così male, devi solo presentarti e mostrare il costume. Io devo esercitarmi per uno spettacolo di magia. Ho sentito che sta arrivando un tifone, pare sia grosso. Secondo te la gente verrà? Vedremo. Manca poco al festival culturale. Quanto poco? Perché sai, io avrei delle faccende personali da finire. Oggi iniziamo un nuovo capitolo, parleremo della difficile situazione di Nick. Questa storia mi ricorda quando conobbi mio marito. Ah, che tempi folli. All'inizio eravamo un po' distaccati, ma dopo aver passato un po' di tempo assieme, all'improvviso capì che era lui la mia dolce metà. Wow! Oh, mi è appena venuta in mente una domanda. Star, visto che ci siamo guardati, a chi si riferisce quando si parla di dolce metà? Dell'anima gemella, è facile, è proprio... Yes!
Sì, splendido, la dolce metà è la nostra anima gemella, la persona con cui siamo destinati a stare. Quella da cui non vuoi più separarti e che avrai sempre nel cuore. Chiunque ti faccia sentire così è la tua anima gemella. E un giorno incontrerai una persona che ti fa sentire così. Accetta quello che provi, la tua anima gemella a braccia aperte. Wow, guardate che ore sono, torniamo alla nostra lezione. Sto giro è proprio stato, pam, così, regalata. Dai, mi serve aumentare il sapere, mi serve il sapere, maledizione. Ciro, ci sei? No, oggi Odagiri, nessun titolo. Possiamo parlare, vieni nel vicolo del retro. Di già? Allora, Shinjiro, che c'è oggi? Scusa per la chiamata improvvisa. Hai un minuto, vorrei parlarti di una cosa. Passiamo il tempo con lui. Grazie, non ci vorrà molto. Però perdiamo tutta la giornata comunque. Ok. Ok, va bene. Quello sì. Così ha senso. Perché la dai a me? Non ha torto, però. Quello è vero. Sì, signore. Mi hai chiesto un favore? Non ho bisogno di dettagli. Modulo di prolungamento. Beh, spero che me lo faccia fare adesso. Ecco, ti pareva. Fatti nostri. Ecco, ti pareva. E quindi, che problema c'è? Soprattutto da Junpei. Dipende il senso di questa frase. Al tuo bene? Forse no, forse ci sta ancora pensando. Vai tranquillo. Purtroppo ci danno tanti punti, ma non ci danno nessuna conclusione. Ma parlando un secondo io e te, Sanada, quando è che completiamo il tuo di evento? Beh, forse hai ragione. Tanto ci pensa già Mitsuru per quello, Ci pensa già Mitsuru, quindi vai tranquillo. Tu lo stressi per altre cose. Sanada non ha detto molto tornando al dormitorio. Ho aumentato il mio sapere. Basterà? Speriamo, vediamo. Ah, che peccato. Ok, c'è Koromaru e c'è di nuovo lui. E c'è anche Mitsuru. Mitsuru però l'abbiamo completata. Aegis è qua, quindi non deve leggere. Ok, andiamo per l'ultima volta a fare le piante. Ehi, hai un po' di tempo? Voglio controllare i vasi sul tetto. Andiamo allora. Andiamo sul tetto. Andiamo allora. Mi piace passare il tempo con lui. Vabbè. Ci penso io, dai. Ok, chiaro. Con quello là, vabbè. È bello occuparsi di qualcosa, vero? Beh, l'hai fatto con le tue mani. Ci resteranno i ricordi, però. Era meglio effettivamente il sostentamento,
ガキの頃の土いじりなんてとっくに忘れたと思ってたのよ。消えてなくなっちまうようなもんでも。I ricordi sono sempre qui con noi. 何か残せるって。じゃあ。I ricordi da qua possono scomparire, da qua no. だいたいからじゃね。A Ragaki sembra aver capito qualcosa occupandosi del giardino. Che cosa aumenti? Vediamo. Autorinforza aumenta temporaneamente attacco e difesa per se stessi a inizio battaglia. Beh, come noi con Oni. A parte per l'illusione, ma... beh, non è male. Hai. Mi sono occupato delle piante. Sotte. Mancano 6 giorni a che siano pronte. Sì, penso che lo farò. Ti ringrazio. 100 SP, oh, anche solo una pianta. Però cavolo, 100 SP è tanta roba, ora come ora. Martedì. Ehi, Star. Restano solo 3 ombre, eh? E solo altre 3 settimane alla comparsa della prossima. Personalmente preferirei affrontarle tutte assieme per risparmiarci il disturbo. Effettivamente però non dovresti sottovalutarle. Hai ragione. Ogni nemico che abbiamo affrontato si è rivelato più forte del precedente. Ma dato che siamo in più, dovrebbe essere più facile sconfiggerle. Non vedo l'ora che arrivi la prossima luna piena. Vabbè, ma tu... sei particolare, Fra. Allora, lui in teoria quindi è ancora considerato attivo, il che vuol dire che Chihiro è disponibile, Yuko no. Riguardo a Ragaki, riguardo Koro-chan... oh, che palle. Lo so che Koro-chan c'è sempre, Dio mio, ma... devo occuparmi della scuola prima, lo so Koro-chan, io vorrei occuparmi anche di te, però che cacchio. C'ho i tempi troppo stretti, non posso fare solo una roba al giorno. Però anche qui non sono sicuro che mi occuperà tutto il giorno, quindi salviamo. Ma è... ho consegnato il modulo di estensione dell'assenza di Aragaki. Oh, ho capito, come pensavo. È testardo, questo non lo si può negare. Ma se è questa la sua scelta, non possiamo farci niente. Scusa se ti ho fatto correre avanti e indietro. Ma grazie a te finalmente posso metterci una pietra sopra. Apprezzo il tuo aiuto. Nessun problema. Dopo tutto ciò che hai fatto, ti meriti una spiegazione. Ma non qui, vieni con me nell'aula del consiglio studentesco. Non ci vorrà molto. Grazie, almeno non mi occupi la giornata. Oh, per fortuna, dai, un po' di storia. Tu, lui e Sanada. Quindi dai tempi delle medie addirittura. Che bella questa immagine. Ma che bella. Eh beh, certo, eravate piccoli al tempo. Bella questa. Ci credo. Avrei voluto vederla addirittura. Smanai. L'immaginavo, è tranquilla. Minchia, hai voglia che siamo forti. Beh, un pochino sì, però penso che anche pensi che sia per il suo bene. Perché è così cruciale che frequenti? Esatto. Perché ci tiene al suo futuro. Che carina lei da piccola però, eh? Beh, è un bel pensiero. Carina come idea. Non me l'aspettavo diversamente. Però bello lui da giovane, nel senso sembra proprio serio. Posso immaginare. Abbastanza. Cuciniamo e abbiamo preso in... a cuore le piante.
Beh, effettivamente si vede che si sta lasciando andare. Però non ha mollato. Grazie, perché almeno te ne occupi tu e finisce questa storia. Brava, magari un giorno chi lo sa, tornerà, A quanto pare sembra che Mitsuru e Sanada sperino proprio che Ragaki torni a scuola. Dovrei riflettere bene se consegnare questa busta o no. Ma scusami. Però scusami, ormai gliel'hai già dato, cioè cosa fai adesso te lo riprendi? Però... boh, potrebbero succedere due cose. O parliamo noi con lui e cambiamo la sua scelta, oppure proprio il fatto di non consegnare potrebbe far suonare qualche campanello. Aspettiamo un attimo. Sì, devo andare a parlargli. Sì, ci penso io. Non ti preoccupare. Ci penso adesso. Ho preso il modulo di estensione del periodo d'assenza e sono uscito dall'aula del consiglio. Forse dovrei cercare Ragaki. Beh, credo che questa cosa mi toglierà tutta la giornata a questo punto. Ok, Shinjiro però non è qui. E qui c'è solamente Koromaru. D'accordo, e a questo punto direi di finire Chiro. Salve Star-san, stai andando a casa? Sai che il consiglio studentesco ogni anno fa una raccolta fondi? Devo cominciare a preparare i volantini. Se sei libero ti va di aiutarmi? Ma certo, piccoletta. Grazie. Allora andiamo nell'aula del consiglio studentesco. Oggi non ci sono incontri. Lo so. Tutto le volte che vuoi. Porca miseria. Fanne sempre di più, fidati. Sembra dura. Brava. Mi piace questo coraggio. Brava, brava ragazza. L'importante è che i ragazzi della tua classe non rompano più le palle. Perché se no, digli che arriva il senpai con una katana, zac zac zac, e via tutte quante le braccine. Beh, devi parlare solo con me, ovviamente. Brava ragazza, mi piaci così. Complimenti. Ogni volta che me lo chiederai, io ti aiuterò. Non saremo fidanzati, ma saremo comunque molto vicini, credimi. Credo in te, Chihiro. Arigato. Sì? E però è chiusa la libreria ora. No! Che sfiga! Mi dispiace! Ma che palle! Ma guarda, te l'avrei comprata io! Ma no, cioè questo no, cioè... L'ha comprata qualcun altro, è tutto a posto! Eh beh, certo, come no! Vabbè, certo, sì. Chi se ne frega delle collezioni, hai ragione. Beh, ok, però... una roba da collezione, io me la terrei, però. Lo prenderò, ti ringrazio. Plink. Manga shoujo. Sai che questo è un bellissimo proposito, davvero. Ho mandato avanti per sbaglio. Grazie a te, Chiro. Allora, in libreria magari no. Cioè, perché c'è chi poi se lo terrebbe, lo ruberebbe, altre cose brutte. Consegnarlo a mano invece è un altro discorso. È un dono che tu fai. Non è una cosa trovata. È molto meglio donarlo che lasciarlo in un punto in cui chiunque potrebbe trovarlo. La giustizia, però.
cosa potrebbe essere giustizia come... Metatron forse. O Michael. No, però direi Metatron. Non vorrei puntare troppo le mani avanti, ma ci spero. Vediamo, vediamo. Giustizia. Ti prego, dai, dimmi che è come quello che dico. Melchizedek. Dovrebbe essere quella specie di supereroe col pugno alzato, con la maschera, con le ali fatte d'acciaio. Non è granché, però. Speriamo che sia meglio in questo gioco. Siete venuti a chiedere scusa, vero? No, in questo universo no. Ma a parte che loro sembrano molto più grandi, Vogliamo aiutare? Che carina che è lei. Sai che in un altro universo tu sarai la mia waifu, credimi. Ma che, non ti preoccupare. Stai tranquilla, posso restare, non è un problema. Come preferisci. Te lo prometto, lo faremo. Che bello vederla cresciuta comunque. Beh, è ora di andare. La mia missione qui è finita. Altro confidant completato. Però dobbiamo confessare il nostro amore a un piccolo angelo dalla carnagione scura. Oh cacchio, la mia roba in frigo è ancora in frigo, vero? Gilet d'emergenza e kit di pronto soccorso, speriamo. Ciao, com'è andata oggi? Ho sentito che Chidori-san sta iniziando ad aprirsi un po', ma pare che si senta ancora a disagio a parlare con delle persone. Potrebbe volerci un po' prima che sia pronta. Nessun problema, abbiamo ancora tre ombre da affrontare. Concentriamoci su quelle. Rimpiangeranno di aver messo piede in questo mondo. Beh, è colpa dell'essere umano comunque.